caro saluto a tutti da Stefano Terraglia, bentornati su Spazio Informazione Libera. Oggi apriamo con una notizia che ha scontentato un po' tutti coloro che, come noi, usano YouTube per diffondere i propri contenuti. Allora, YouTube ha cambiato le regole per quanto riguarda la monetizzazione e nella guida, con queste righe, spiega come verrà attuata la monetizzazione e a chi verrà attuata la monetizzazione. Il 18 gennaio 2018 abbiamo annunciato i nuovi requisiti di idoneità per il programma partner di YouTube. Quando un canale raggiunge 4.000 ore di visualizzazione negli ultimi 12 mesi e 1.000 iscritti, viene esaminata la sua idoneità a partecipare al programma quindi di partner per YouTube. E ci sono dei dettagli che uno può appunto leggere sulla guida di YouTube. Questo cosa ha causato? Ha causato la perdita della monetizzazione a canali tipo il nostro, che hanno un piccolo pubblico, un pubblico fatto spesso di amici e di persone che ti seguono da una vita, ma contenuto che non raggiunge queste cifre. Noi realizzavamo pochissimo per quanto riguarda la monetizzazione dei nostri video, quindi con la pubblicità, eccetera, una cifra che non andava oltre le 70 euro l'anno, no? Spesso e volentieri. Ci bastava, in un certo senso, per gratificarci un po' e per magari uno, quasi maniacalmente, no? Metteva via, e come era nel nostro programma, per pagare il dominio, per pagare qualche cazzata varia che poteva servire per incrementare i nostri contenuti. Insomma, è un accantonamento, no? Qualcosa, una soddisfazione, una piccola soddisfazione personale su video che realizzavano al massimo 100 visualizzazioni e che all'interno di queste visualizzazioni uno poteva ricavare quei 10-15 centesimi giornalieri che servivano poi a realizzare questa modica cifra. Google non ha permesso tutto questo, quindi YouTube non ha permesso tutto questo, stringendo quelli che sono i parametri per essere ammesso al programma partnership, addirittura con cifre che sono difficili da realizzare, specialmente per chi comincia. Noi lo facciamo per passione, continueremo a fare comunque i nostri video, continueremo a diffondere i nostri contenuti. Se ci sarà YouTube, continueremo su YouTube. Se non ci sarà più YouTube, ciao, andremo su Facebook. Se non ci sarà più niente, pippa. Cioè, non è questo il problema. Il problema è che in questo modo si tagliano le ali ai giovani, alle persone che si avvicinano per la prima volta alla diffusione dei contenuti, e si tolgano quegli incentivi, quei piccoli incentivi che potevano gratificare in qualche modo e che servivano per andare avanti e che servono anche per motivare. Secondo me è una scelta sbagliatissima. Hanno fatto delle analisi, hanno fatto delle statistiche, e parrebbe che il 99% dei canali non soddisfi questi requisiti e che in un certo senso la pubblicità sarà inserita soltanto su quei video che hanno avuto un'ampia divulgazione. Quindi resteranno dentro i professionisti, resteranno dentro le persone che hanno realizzato tanti accessi anche in seguito a contenuti piuttosto forti, a mio avviso poco piacevoli. Si fa in modo di censurare i video che possono essere pericolosi, però non si sta attenti a quelli che possono essere i contenuti. Quali sono i canali che fanno tante visualizzazioni? Sono o canali di professionisti in grado di offrire un contenuto simile a quello della televisione, no? Oppure persone che propongano contenuti forti, magari anche politicamente scorretti, che in un certo senso non passano il filtro della censura di YouTube, ma riescano a realizzare tanta roba. Io, per esempio, ho visto dei video, io ho un drone, no? Sono un appassionato di riprese,
quindi ho un drone, ho visto dei video che totalizzano migliaia e migliaia di visualizzazioni perché si fanno volare i droni in zone proibite. Ecco, quello magari non è, non passa la censura, di, YouTube, continua a realizzare, guadagni con il sistema, del partnership, e viene lasciato fuori magari qualcuno che magari non raggiunge quelle cifre, ma che può diffondere dei contenuti di nicchia culturali come la chiacchierata di oggi. Non mi importa niente se faccio 20, 30, 40, 100 visualizzazioni, magari quelle 5 mi bastano perché so che quelle 5 sono persone che mi seguono, no? A cui piace i contenuti. Quindi, cioè, è questo che deve essere, secondo me, oggetto di esame. Una scelta, secondo me, commerciale, boh, o di etica, che non porterà a niente, anzi incentiverà altre piattaforme a proporre limiti meno, diciamo, restrittivi per quanto riguarda la monetizzazione dei video. Io sono molto perplesso, non, ripeto, non sono qua per reclamare i 70 euro l'anno, no? Non mi interessa, continuerò a fare quello che faccio e non mi scoraggio. Ma neanche lotto e lotterò mai per fare in modo che questo canale, quindi Spazio Informazione Libera, abbia le fatidiche 1000 visualizzazioni. Quindi se ci saranno, ben vengano, mi fa piacere, se non ci saranno sarò lo stesso di prima. Anzi, forse non avrò neanche il tempo materiale vivente, no? A 51 anni fra poco per poter realizzare quelle visualizzazioni. Quindi non c'è nessun problema, non c'è nessun interesse. Scusate, mi rivolgo a tutti quei giovani che intendono in qualche modo approcciarsi alla piattaforma di YouTube. Invito tutti a leggere quelle che sono le restrizioni che sono state fatte. Quindi sappiate che se non raggiungete 4.000 ore, non minuti, 4.000 ore di visualizzazione negli ultimi 12 mesi, e se non realizzate 1.000 iscritti, non potete guadagnare neanche un centesimo. Però i vostri contenuti naturalmente saranno disponibili, non c'è nessuna. Quindi regalare, continuiamo a regalare, e va bene così. Va bene così, perché quando c'è la passione c'è tutto. Però un po' di soddisfazione, dico, un po' ce la potevate dare. Ecco, quella di dire, sì, guarda, vado a mangiarmi la pizza a dicembre, prima di Natale, che so, con i soldi della pubblicità che c'è stata sui miei video. E, secondo me, diciamo, continuerò a mettere roba su YouTube, continueremo con i nostri contenuti su YouTube, ma non più con l'entusiasmo di prima. Io credo che sia arrivata l'ora di affacciarsi anche ad altre piattaforme, oppure essere un pochino più autonomi sotto questo aspetto, perché i video si possono mettere su YouTube, si possono mettere su Facebook, ma si può anche acquistare uno spazio, un hosting con un buono storage, e mettere i nostri video in privato, disponibili, cioè condivisi, ma sulla nostra spazio privato. Andrà a finire così, e credo che se almeno i prezzi di hosting iniziano un po' a scendere, sicuramente molte persone utilizzeranno il proprio spazio. Con questo io concludo, vi ringrazio per l'ascolto, speranzoso che la strategia di marketing di YouTube venga rivista. Ciao!